abbinamenti low cost intelligenti. Prima di iniziare con il video, come sempre, ti invito a lasciare un mi piace al video come metodo di supporto al canale. Se non sei iscritto, ti invito ad iscriverti. Direi di non perderci in chiacchiere. Vi spiego cosa ho fatto. Sono andato a studiare il calendario di Torino, Bologna, Sampdoria, Sassuolo, Verona, Cagliari, Udinese, Genoa e Fiorentina. Sono andato a vedere quando queste squadre andavano a giocare contro le migliori sette della classe, ovvero Juventus, Inter, Milan, Roma, Napoli, Lazio ed Atalanta. Quando invece giocavano contro quelle che a mio avviso sono le meno favorite del campionato, ovvero Salernitana, Venezia, Spezia ed Empoli, quando vi erano delle criticità comuni, quelle partite in cui appunto andavano a giocare entrambe le squadre, entrambe le coppie di portieri contro delle squadre top, e quando invece andavano a giocare una contro squadre top e una contro la squadra più scarsa, potremmo dire. E poi sono andato a vedere qual è il miglior terzo portiere abbinabile. Parliamo prima di coppie, e la miglior coppia è tra Sampdoria e Bologna. Riusciamo a evitare ben 9 criticità, quindi partite in cui una squadra tra Bologna e Sampdoria va a giocare contro una delle migliori 7 del campionato, quando l'altra invece in quella giornata va a giocare contro Salernitana, Venezia, Spezia o Empoli. Le criticità comuni sono 3, e il miglior portiere abbinabile è il portiere del Genoa, che ci permette di rimanere con una sola partita critica, quindi un solo turno in cui il portiere della Samp e del Bologna vanno ad affrontare una delle migliori 7 del campionato. Tra le migliori seconde scelte troviamo il portiere del Cagliari abbinato sempre con il portiere della Sampdoria. 8 criticità evitate, 3 comuni, e il miglior terzo portiere abbinabile è il portiere del Bologna, con 2 criticità rimaste. Terza miglior scelta è il portiere della Samp con il portiere del Verona. 8 criticità evitate, 3 criticità comuni, che però abbinate con il portiere del Cagliari ci porteranno a 0 criticità rimaste. A livello di trio questo è, senza alcun dubbio, il migliore. Tra le migliori coppie troviamo la Porta Udinese con la Porta Genoa, molto low cost questa, credo. 9 criticità evitate, però 4 criticità comuni. Il miglior portiere abbinabile può essere il portiere del Cagliari o del Bologna. Entrambi ci porteranno ad avere 2 criticità rimaste. Passiamo, diciamo, adesso alle coppie di fascia media. Sampdoria con Udinese, 7 criticità evitate e 4 comuni. Il miglior portiere abbinabile è il portiere del Cagliari, che ci ridurrà a 2 criticità rimaste. Porta Genoa con Bologna, anche qui 7 criticità evitate e 4 comuni. Se accoppiato con il portiere della Samp ci porterà ad avere una criticità rimasta. Quindi in questo caso meglio da trio che da duo. Sampdoria con Bologna, 7 criticità evitate e 4 rimaste. Miglior accoppiamento con il Genoa, che riduce le criticità a 2. Cagliari con Udinese, 7 criticità evitate, 5 rimaste. Miglior portiere abbinabile il portiere della Sampdoria, che riduce le criticità rimaste a 2. Sassuolo con Udinese, 7 criticità evitate, 5 rimaste. Miglior portiere abbinabile del Torino, e criticità rimaste però in questo caso sono ben 3. Udinese e Verona, criticità evitate 7, criticità comuni 6, miglior portiere abbinabile, portiere della Samp, 3 criticità rimaste. Quindi queste ultime due coppie non il massimo a livello di trio, meglio in duo. Mentre l'ultimo trio di portieri, l'ultima coppia, non ne vale la pena secondo me, perché stiamo parlando di Cagliari con Genoa, criticità evitate solo 5, un po' pochine, criticità comuni 5, sono abbastanza, però con il portiere abbinato dell'Udinese le criticità rimaste sono solo 1, quindi a livello di trio realmente molto molto buono, a livello di coppia molto meno invece. Bene ragazzi, spero di esservi stato chiaro. Se così fosse e vi sono stato d'aiuto, vi invito a lasciare un mi piace. Se avete qualsiasi dubbio, commentate senza alcun problema. Se non siete iscritti, vi invito ad iscrivervi, attivate la campanellina delle notifiche così non vi perdete alcun nuovo video. E insomma, rimaniamo aggiornati qui sul canale.